nel momento in cui ho relazionato con questo mio documento faccio anche riferimento ad un lavoro che è stato, direi, collegiale. Io ho fatto riferimento anche ad alcuni passaggi, ad alcune anche dei percorsi che non si sono e non si accentrano certo sull'ultima maggioranza, che è sull'ultima giunta che in questo momento è operativa, ma ho fatto anche riferimento a un lavoro che è partito da lontano. Il primo atto che noi abbiamo assunto come importante è stato quello della chiusura dei derivati, che pesava fortemente su questa amministrazione comunale, come pure tutta la questione del risanamento della site. Vorrei fare un inciso: ho ritenuto opportuno in questo momento confermare il CDA della site e della Solgas, perché ritengo che non debba essere il commissario prefettizio a procedere ad una conferma che nasce in primo luogo da una scelta e da una valutazione così sulle persone che in questo momento stanno guidando le due società partecipate, fermo restando che si dà possibilità in qualsiasi momento alla nuova giunta di procedere ad una sostituzione, cosa della quale ne ha facoltà. Il marasma site era chiaro, e nel marasma site diventa abbastanza difficile poi documentare una richiesta con la quale si chiede di rivedere il CDA, quando poi all'atto pratico io so che hanno lavorato in maniera molto importante. Del resto era un CDA che si è trovato dichiarazioni anche da una constatazione di una di una volumetria della discarica che è stata segnalata come un quarto rispetto a quella reale, no? Con dei percorsi anche poco trasparenti. Quando io cito in prima battuta l'intervento che è stato fondamentale da parte dell'amministrazione comunale per risolvere la questione dell'area Vallesi, io vi ricordo che entro 5 anni, e al quinto anno, la SIDE avrebbe dovuto dare per la gestione del parcheggio dell'area Vallesi qualcosa come più di 100.000 euro, e che avrebbe portato ad un contratto trentennale senza possibilità né di essere sospeso né di essere rimodulato, penso tanto quanto sono costati i parcheggi stessi. A me dispiace che, direi, questi percorsi di risanamento siano stati nemmeno fatti propri in maniera consapevole da parte di tutti, della maggioranza in modo particolare. Quando io parlo di personalismi, parlo a volte di una non capacità di andare a individuare, di fare una sintesi per verificare quello che invece era fondamentale nel momento in cui si debbono fare delle scelte. Vi faccio un esempio particolare, quello che si riferisce ai percorsi dell'urbanistica. Il piano regolatore non poteva più essere fatto, era così recente, con dei costi così stratosferici, per cui era inimmaginabile che la cancellazione delle aree e del percorso dell'edificabilità già conclamato da quello passato potesse essere fatto riproponendo un iter che è troppo lungo e troppo oneroso. Non c'erano nemmeno le risorse economiche. Che poi si sia proceduto con le aree B o con le aree C, procedendo in modo particolare senza magari fare ricorso al poro, quello praticamente poteva essere una posizione all'interno della maggioranza dove si potevano segnalare, diciamo, i percorsi tecnici per andare ad una definizione e risoluzione di un problema. Non c'è la condivisione, però noi 140.000 metri cubi di cemento li abbiamo cancellati, e non posso essere nemmeno messa nelle condizioni di penalizzare i cittadini,
che magari hanno pensato ad una prospettiva futura attraverso, direi, un'area edificabile, e nel momento in cui la situazione è quella che è, anche con dei valori eccessivi rispetto a quelli che sono quelli reali di questo momento, diciamo, non andare invece incontro alle loro esigenze e dire devo anche ascoltarvi nel momento in cui voi chiedete un ritorno all'agricolo, perché non tutti hanno fatto speculazione nel momento in cui si è progettato un nuovo piano regolatore. E un sindaco deve fare anche questo, non li posso né colpire né penalizzare solamente perché in un percorso lontano che non mi ha riguardato minimamente, diciamo, c'è stata invece una progettazione delle aree che dava altre prospettive. Ecco, questo è un esempio di come si può governare partendo comunque da una sintesi necessaria che è fondamentale e che sta proprio alla base del percorso democratico. Dopodiché vorrei anche sottolineare un elemento. Io ho accettato di fare il sindaco e penso qualcuno sappia che la cosa è stata molto combattuta da parte mia, c'era un sostanziale rifiuto di essere sindaco, me lo hanno chiesto e io ho accettato. Chiaramente ho tenuto conto di tutto, di un ruolo nuovo per me, anche se potevo avere delle esperienze passate, nuovo della giunta. Se ci fosse stata una maggiore condivisione su questo che è comunque un impegno, molto probabilmente ci sarebbe stata una maggiore, io direi, tolleranza verso l'operato della giunta. E gli avvicendamenti di giunta non sono stati perché io ho una incompatibilità ambientale con chiunque mi sieda accanto. Ognuno di voi, penso, può recuperare nel passato dei percorsi dove qualcuno se ne è dato di sua volontà, qualcuno l'ha fatto per una questione politica, e devo dire che con il pieno rispetto di tutti, alcuni mi sono stati, direi, proposti nel momento in cui ho avviato questa esperienza. Gli unici tre che attualmente sono, che decadranno con me a partire da oggi, sono i soli sui quali io mi sono riservata una libera scelta, rispondendone pienamente, perché quando io ho fatto i nomi, anche all'interno del mio partito c'è stato questo commento: quelli i cui nomi li fai tu ne rispondi. Ecco, con quelli. Dopodiché, per il resto, altri nomi che hanno lavorato con me sono state le proposte che mi sono state fatte dalle forze politiche con le quali io ho cominciato a lavorare, questa mia esperienza amministrativa.